sarà affidata per un anno all'Avvocato Marco Montalbano, la Liberty Lines, società marittima riconducibile all'Armatore Morace, coinvolto nell'inchiesta Mare Mostrum. Il rischio per la Procura di Palermo è che vi siano ancora inquinamenti o altri reati. Connessioni di Cosa Nostra, referenti mafiosi su N e Catania per il controllo dei cantieri per la fibra ottica. Arrestate sei persone per associazione mafiosa e estorsioni, vessazioni e minacce ad un imprenditore al quale promettevano protezione e copertura. Chieda perdono, una Chiesa che non ha fatto abbastanza in passato contro la mafia e che deve chiedere scusa. L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice è intervenuto sui temi della politica e dell'immigrazione, partire dagli esclusi, dagli emarginati e da coloro che soffrono. Il campionato delle Siciliane, domenica di palpitazioni, quella che attende le cinque siciliane di Serie C impegnate nel ventinovesimo turno di campionato. Spicca il derby tra Sicula, Leonzio e Catania, mentre il Trapani, in trasferta a Catanzaro, non vuole fermare la striscia di tre vittorie consecutive. E ben trovati amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione, questi nostri titoli apriamo subito commissariata per un anno la Liberty Lines dell'armatore Ettore Morace al centro dell'inchiesta Mare Mostrum, questo quanto stabilito dalla procura di Palermo che affida adesso la gestione della società marittima all'avvocato Marco Montalbano, vediamo. C'è il rischio che la società sia ancora inquinata e che possano essere stati commessi altri reati. Per questo motivo la Procura di Palermo ha fatto scattare il commissariamento per un anno della Liberty Lines, la società degli aliscafi riconducibile a Ettore Morace al centro dell'inchiesta Mare Mostrum. A gestire il gruppo armatoriale sarà dunque l'avvocato Marco Montalbano, a cui il giudice ha assegnato il compito di occuparsi dei contratti di pubblico servizio della società, al fine di verificarne la corretta esecuzione. La legittimità degli importi di volta in volta richiesti alla Regione. Montalbano, inoltre, affiancato dal consigliere d'amministrazione delegato dalla stessa società, dovrà accertare l'eventuale esistenza di anomalie legate alla sfera personale familiare tra il personale della Liberty Lines e quello della Regione o di altri enti pubblici e privati coinvolti nelle indagini. La ricostruzione dei carabinieri, infatti, avrebbe svelato che il bando per i trasporti nelle isole sarebbe stato confezionato su misura della società dalla dirigente regionale Salvina Severina in cambio dell'assunzione della FIA di Morace. Nell'ambito della stessa inchiesta sono indagati per corruzione l'ex deputato regionale Girolamo Fazio e l'ex sottosegretario ai trasporti Simona Vicari, quest'ultima prodigatasi per bloccare la nomina di un consulente dell'ARS sgradito a Morace e per questo episodio indagato. Insieme all'ex deputato regionale Marianna Caronia, pizzo e tangenti sui lavori per la fibra ottica e minacce qualora gli imprenditori avessero denunciato sei arresti nei confronti della mafia ennese e catanese. Cosa nostra lavorava in sinergia fornendosi di referenti territoriali. Tangenti sui lavori di posa della fibra ottica per mano dei referenti legati a Cosa Nostra. È scattata nella notte l'operazione capolinea, che ha portato a sei arresti e misure cautelari per associazione di stampo mafioso e estorsione aggravata nei confronti di esponenti dei clan mafiosi di Enna e delle famiglie Santa Paola Ercolano e Cappello Bonaccorsi di Catania. Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese che effettuava lavori di posa della fibra ottica a Catania e Siracusa. L'operazione, coordinata dalla DDA di Caltanissetta, è scattata dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Enna e ha fatto luce sui collegamenti di Cosa Nostra tra Enna e Catania. I referenti territoriali, sulla base delle disposizioni della mafia ennese, costringevano l'imprenditore a pagare il pizzo e non sporgere alcuna denuncia. L'estorsione è stata bloccata soltanto grazie all'arresto degli indagati. Le misure sono scattate perché l'imprenditore tardava a corrispondere alla tangente e gli indagati avrebbero progettato imminenti azioni violente nei suoi confronti. Gli inquirenti hanno monitorato poi l'attività del 67enne Salvatore Laddelia, uno degli arrestati. Laddelia collaborava nell'attività lavorativa dell'imprenditore, che tra l'altro si rivolgeva a lui per qualsiasi problematica sorta nei cantieri, come il furto di alcuni mezzi di lavoro ad Augusta. Il che gli consentiva la necessaria copertura per poter eseguire in tutta tranquillità i lavori in quei territori soggetti a richieste estorsive da parte delle famiglie mafiose. Laddelia, secondo gli inquirenti, fungeva inoltre da trade union con i referenti delle organizzazioni Criminali mafiose del Catanese. Sequestrati i beni per un milione di euro ad Antonino Fichera, pluri, pregiudicato di 73 anni, vicino al Clan Cappello. L'uomo, già in passato arrestato, sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Mario Mauceri. Vediamo. Aveva accumulato, grazie all'aiuto dei suoi familiari, un patrimonio esorbitante che avrebbe fatto sì che emergesse la notevole sproporzione tra le fonti dichiarate e i beni realmente posseduti. Maxi sequestro questa mattina a Catania per il 73enne pluripregiudicato Antonino Fichera, ritenuto vicino al Clan Cappello. Il decreto di confisca ha confermato il quadro probatorio già condiviso dal Tribunale di Catania nel 2016. Le indagini degli investigatori della DIA hanno infatti fatto emergere come Fichera ritenuto. Socialmente pericoloso per reati patrimoniali e in materia d'armi, commessi già a partire dalla fine degli anni 60, avesse accumulato beni e ricchezze di ogni tipo. Fichera è inoltre già noto per numerosi precedenti penali per furto, ricettazione, porto abusivo di armi, associazione per delinquere, estorsione ed omicidio. Per quest'ultimo reato il 73enne era stato arrestato nel 2013. Fichera infatti sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Mario Mauceri, detto Mario Ulintinisi. Legato legato alla cosca rivale, Sciuto Tigna, assassinato il 26 agosto 2008. Sequestrato uno stacco di terreno unitamente all'edificio esistente, composto da diverse unità immobiliari destinate a residenza e garage che si sviluppa su quattro elevazioni fuori terra. Era diretta all'ospedale di Siracusa a bordo di un'ambulanza che l'aveva prelevata dalla sua abitazione dove aveva avvertito un malore legato ad un attacco cardiaco. Quando il mezzo si è scontrato contro un'auto senza lasciarle scampo a perdere la vita nell'impatto è la 65enne Maria Pizzo, residente a Melilli. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per stabilire se la morte della 65enne è stata causata dal sinistro. Le altre persone coinvolte hanno riportato fortunatamente soltanto Contusioni. E cambiamo argomento: la politica, l'immigrazione e il ruolo della Chiesa nella lotta alla mafia sono i punti di cui ha parlato l'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice a margine della conferenza del Progetto Educativo Antimafia Centro Pio La Torre. Vediamo. Una politica distante dai bisogni della gente diventa cortile pettegolezzo, sono le parole dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice al cinema Rouge Noir a margine della conferenza del progetto educativo antimafia promosso dal Centro Pio La Torre dal titolo Il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie, alla corruzione, alla povertà e alle disuguaglianze sociali. L'arcivescovo fa il punto sulla questione politica all'indomani del voto di domenica scorsa. Ciò che emerge, secondo Lorefice, è il malcontento per il quale si fa necessaria una presa di coscienza. C'è tanta gente che vive di stenti, con pensione che non bastano per comprare il necessario, ha aggiunto Lorefice. Oggi più che mai chi riveste un compito istituzionale deve avere consapevolezza, essere un punto di riferimento e dare una testimonianza di vita. La questione si è spostata poi sul ruolo della Chiesa nel contrasto alle mafie. Dobbiamo chiedere per Dono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato, atteggiamento oggi cambiato e prosegue. Se sono qui, lo devo anche alla testimonianza di due preti e di un magistrato, alla testimonianza di Don Pino Puglisi, con il quale ho condiviso alcune esperienze con i giovani, all'esempio di Don Peppe Diana, ucciso a 36 anni dalla Camorra e di Rosario Livatino, magistrato ucciso a 38 anni e profondamente cattolico. L'esempio di Papa Francesco disegna una Chiesa di realtà e concretezza che parte dagli esclusi e dagli scartati della società. Il riferimento è volto anche ai migranti esclusi per colpa di un sistema economico, finanziario e politico costruito per vivere nei lussi. Ricominceranno lunedì i lavori sul ponte di Bonagia a Palermo, per il momento però traffico nella zona sud-est della città. A denunciarlo è il consigliere comunale Igor Gelarda del Movimento 5 Stelle che sottolinea come negli ultimi giorni sarebbero giunte numerose segnalazioni sullo stop dei lavori sul cavalcavia di Viale Papa Giovanni XXIII che hanno ristretto la carreggiata ad una sola corsia. Mi sono messo in contatto con l'assessore Arcuri ha dichiarato Gelarda che ci ha fatto sapere che dopo la del calcestruzzo ci vogliono 28 giorni di riposo in questo caso però ha rassicurato il consigliere non sarà necessario perché è stato messo un accelerante nel calcestruzzo quindi da lunedì potranno ripartire i lavori rinviati invece a fine mese i lavori sul ponte di via Giafar ma le operazioni potrebbero partire subito dopo Pasqua proprio per evitare di effettuare gli interventi in contemporanea con i cantieri di Bonagia ed appesantire ulteriormente il traffico nella circonvallazione e voltiamo ancora pagina, si chiama Sicily North Coast ed è un progetto che coinvolge una rete di imprese, e la cui mission è quella di proporre un'esperienza di viaggio unica e irripetibile nel cuore di Capodorlando. Nessuna dipendenza dalle istituzioni o dal pubblico, questa una delle maggiori prerogative, vediamo di che si tratta. Un caffè per il mio paese nel mondo. Con questo slogan è partita l'iniziativa che entro il 2019 dovrebbe lanciare l'immagine turistica di Capodorlando tra le località più belle del mondo. E lo farà grazie alla rete di imprese che tramite una fondazione partecipata alcuni imprenditori stanno per fondare. Il primo step è già partito e 10 imprese si sono già consorziate per la costituzione dell'associazione che gestirà l'iniziativa. Il progetto si chiama Sicily North Coast perché ha lo scopo di pubblicizzare nel mondo tutta la costa nord della Sicilia e non solo Capodorlando. Lo farà con una quota giornaliera di un euro, il caffè, che i privati apporteranno ogni giorno a prescindere dal fatturato dell'azienda. Nessuna dipendenza dall'istituzione o dal pubblico, questa è una delle prerogative della Fondazione Partecipata, che lascia ai privati oneri ed onori. Il progetto Sicily North Coast, dice Vinci, propone un'esperienza di viaggio in comune unica e ripetibile, pensata con il cuore da gente esperta che conosce bene il proprio territorio, anticipandone i desideri degli ospiti. Sono i privati che offrono un'unica destinazione, i nebrodi e la fascia costiera, per esperienze capaci di coniugare le diverse istanze, il mare, le tradizioni, la cultura ma lo scopo è anche un altro e cioè destagionalizzare il flusso turistico con il finanziamento di una nuova comunicazione virtuale. Spettacoli musicali e teatrali, ma anche spazio alla solidarietà nei confronti degli amici a quattro zampe. Torna il consueto appuntamento settimanale con la nostra rubrica Week 20. Ad Agrigento, fino a domenica 11 marzo, la 73esima edizione del Mandorlo in Fiore. Il tradizionale evento intende celebrare l'arrivo della primavera segnato dalla fioritura dei mandorli, con la valorizzazione delle espressioni artistiche che appartengono alla tradizione culturale dei popoli e in particolare quelle manifestazioni che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento come Patrimonio dell'umanità. Da Berlioz a Beethoven, passando per Paganini, la serata dell'Orchestra Sinfonica Siciliana vedrà sul podio del Politeama Garibaldi di Palermo il direttore Michel Tabachnik stasera e domani. Tanti ospiti a quattro zampe cercano aiuto. Il rifugio della Favorita ha bisogno di aiuto per raccogliere cibo, farmaci e tutto ciò che può aiutare i volontari. Il banchetto del rifugio torna così in piazza Unità d'Italia per l'appuntamento con la raccolta promossa dalla sezione di Palermo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Dalle 10 alle 17 non stop. Stasera e domani nella Sala degli Stemmi del Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo Sainz con Adriano Maria Fazio al violoncello, Damiano Ottavio Bigi per la danza e la messa in scena di Alberto Cavallotti. Chi ha paura di Salvatore Giuliano? Perché i documenti che lo riguardano sono ancora coperti dal segreto di Stato? Oggi, in anteprima, alle 18.30 alla Libreria Feltrinelli di Palermo, Valentina Gebbia, Giacomo Bonmarito e Nunzio Giangrande. Presentano il loro romanzo Io c'ero. Giuseppe Giambrone, Giovanni Nanfe e Antonio Pandolfo portano in scena il loro nuovo spettacolo dal titolo Piove sempre sul bagnato in cartellone al Teatro Giolli di Palermo fino al 25 marzo. E come sempre in chiusura lo sport con il calcio. Domenica Rovente in Serie C con le cinque siciliane del girone C, attese da impegni importanti ai fini della classifica. Spicca il derby tra Leonzio e Catania. Il Trapani insidia Ietnei al secondo posto. Vediamo. Domenica di grande passione nella Serie C delle siciliane. Il ventinovesimo turno del Girone C vedrà infatti l'incrocio più importante di giornata. Il derby allentini tra Sicula Leonzi e Catania. Un match dal sapore doppiamente dolce per i padroni di casa che torneranno a giocare sul prato del loro Angelino Nobile ben 180 giorni dopo l'ultimo match tenutosi in casa contro il Monopoli lo scorso 16 settembre. Un viaggio lungo e tortuoso che ha obbligato i bianconeri a sloggiare dal proprio campo per trovare riparo. Per Proprio al Massimino di Catania. Etnei che non possono perdere ulteriore terreno dalla Capolista Lecce e che dunque sono praticamente costretti a vincere. Buon test quello di ieri per la squadra di Lucarelli contro la Beretti. 14 le reti dei rossazzurri in 80 minuti, doppietta per Brodic, Lodi, Ripa e Russotto, a segno anche Barisic, Curiale, Marchese, Mazzarani, Porcino e Rizzo. Catania è insidiato in classifica dal Trapani, che nella trasferta di Catanzaro vorrà dare continuità alla striscia di tre vittorie consecutive. Meno belli, ma più pragmatici, i granata. Fuori dalla sosta invernale, che ne fanno una delle squadre più in forma del momento. Impegno casalingo per il Siracusa reduce dalla cocente sconfitta nel derby con il Catania, che contro la Casertana avrà una buona chance di immediato riscatto. Una settimana non facile, dal momento che, oltre alla sconfitta, era arrivato martedì il deferimento da parte del procuratore federale della società siracusana a causa di mancanze sui pagamenti degli stipendi ai giocatori. Praticamente nulla le speranze residue per l'Akragas impegnata a Castellammare contro il la Juve-Stabia, con gli agrigentini sempre più ultimi e senza un futuro societario ormai da mesi, con la trattativa con il gruppo iraniano intenzionato a rilevare il club arenatasi nei giorni scorsi. E questa era l'ultima notizia per il momento è tutto, adesso vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguiti, arrivederci. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, che vedrà tornare protagonista il maltempo al nord per colpa di questo centro di bassa pressione che regolerà il tempo sull'Italia anche poi nella giornata di domenica. Ora entriamo nel dettaglio, vediamo intanto la nuvolosità che torna ad aumentare nelle regioni settentrionali e sul medio-alto Tirreno saranno queste zone che vedranno già anche le prime gocce di pioggia. Infatti, guardate precipitazioni in graduale estensione alle regioni. Regioni settentrionali, a partire da quelle di nord-ovest, con anche il ritorno della neve in montagna, ma quote medio-alte. Le piogge per il momento al nord, comunque, non saranno particolarmente intense. Sarà peggio a giornata di domenica, vi anticipo. Quindi, in definitiva, ancora bel tempo in gran parte del sud, sulle isole maggiori e sul versante adriatico. Invece, come dicevamo, tornano nuvole e piogge al nord e sull'alto Tirreno, con i fenomeni un po' più intensi esistenti al nord-ovest. Con questo è tutto per: per dettagli vi aspetto come sempre su trebimeteo.com